Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio San Biagio di Villasor, dove San Marco e Ossese cercano il primo successo dopo una ripartenza. San Marco che reduce dall'1-1 contro il Castiadas al riesordio, un pareggio buono ma con anche un pizzico di rammarico, perché i punti potevano essere 3 con il palo di Porcu e l'occasionissima di Scalas nel finale. Dall'altra parte l'Ossese, che invece è stata sconfitta nel big match contro l'Atletico Uri in una partita comunque molto equilibrata. Ossese che oggi non vuole assolutamente lasciare punti per strada e che insegue ovviamente l'obiettivo di mantenere l'alta classifica. Le squadre sono in campo, ricordiamo che verrà diretta questa sfida da una terna tutta oristanese, dirigerà il signor Stefano Bogo, coadiuvato da Riccardo Loi e Alessio Evangelisti, maglia azzurra con pantaloncini bianchi per i padroni di casa della San Marco, con il capitano Pierluigi Porcu al rientro, ma ci sarà modo di parlarne insomma nel corso della nostra telecronaca. Tradizionale divisa bianconera invece per gli ospiti dell'Ossese. Tra poco la lettura delle formazioni, ultimi controlli, ultime verifiche da parte della terna arbitrale. Abbiamo detto del ritorno di Pierluigi Porcu, ne parliamo subito perché arriva proprio a ridosso della nostra postazione anche Marcello Mancosu, che già in passato aveva fatto molto bene con questa maglia. Ci sono anche novità ovviamente in casa Ossese, sono 4 in totale, anche un addio doloroso quello del difensore Zichi, che ha vissuto tutta la parabola, tutta la scalata insomma dell'Ossese nelle ultime stagioni. Ossese che già lo scorso anno ha primeggiato in questo campionato di eccellenza regionale. Arriva l'ok da parte del direttore di gara, si attende soltanto il fischio d'inizio che arriva in questo esatto momento. Inizia la sfida tra San Marco e Ossese, terza giornata del campionato di eccellenza regionale. Allora siamo in debito delle formazioni iniziali delle due squadre, mentre la San Marco parte con il giro palla arretrato e subito il lancio a cercare l'attaccante Gianluca Podda. Novità invece di questa parte di stagione, Podda che ha peraltro subito il fallo. Allora andiamo subito a seguire questo calcio di punizione per la San Marco, rimandiamo momentaneamente la lettura delle formazioni ufficiali. Subito un'opportunità interessante dunque per la formazione asseminese, che ancora cerca ovviamente di poter giocare nel proprio campo. Il Santa Lucia, sistemata la barriera della formazione ospite con Gueli che chiede lumi al suo portiere Davide Cherchi, attende soltanto la battuta. Riconosciamo con il numero 4 Michele Medda, che potrebbe tentare la battuta con il destro, ma la posizione è ovviamente ideale per un mancino. 3 uomini in barriera per l'Ossese, un minuto se n'è andato nel corso della partita, arriva il fischio dell'arbitro, va proprio Medda con il destro, il pallone esce fuori non di molto, subito la prima occasione del match dopo poco più di 60 secondi. La San Marco con questa insidiosa punizione, Cherchi che fa riprendere il gioco. Allora dicevamo le formazioni iniziali, la San Marco che si schiera con il numero 1 Enrico Galasso, con il numero 2 Marco Cirino, con il 3 Nicola Manca, con il 4 Michele Medda, con il 5 nel già citato capitano Pierluigi Porcu, impegnato qui nell'inseguimento di un avversario, ma alla meglio Michele Chelo per l'Ossese all'interno dell'area. Chelo si prepara per il traversone basso, mantiene bene la posizione Porcu che poi prova a rilanciare ancora Ossese. La San Marco che finalmente riesce a far suo il pallone, ad allontanarlo, dicevamo, con il 5 Porcu, con il 6 Abib, con il 7 Federico Ucchedu, con l'8 Alessandro Sanna, con il 9 Andrea Manca, con il 10 Marcello Mancosu, con l'11 Gianluca Podda, a disposizione del mister Antinori, quest'oggi non presente per qualche problema di salute. Abbiamo con il numero 12 Medda, con il 13 Briukov, con il 14 Stocchino, con il 15 Sanna, con il 16 Cao, 17 Scalas, 18 Balistreri, 19 Camba e 20 Mastro Marino. Risponde l'Ossese con Davide Cherchi in porta, quindi con il numero 2 il fuoriquota Andrea Zinellu, con il 3 Paolo Arca, con il 4 Alessandro Secchi, con il 5 Antonio Cocco, con il 6 Giuseppe Valenti, con il 7 Davide Madeddu, con l'8 Nicola Dettori, con il 9 Michele Chelo, con il 10 Mattia Gueli e con l'11 Sabino, a disposizione Mulas Casu Muresu. Mentre seguiamo questo altro traversone, il pallone messo in mezzo di testa, allontanato ancora dalla San Marco, spinge l'Ossese, c'è questo contatto con il calcio di rigore per l'Ossese, fallo subito da Antonio Cocco e cartellino giallo per Podda, che era andato a segno nel corso della sfida col Castiadas. Quest'oggi invece inizia non benissimo la sua partita, provocando questo rigore che accende le proteste da parte della San Marco. Colpo di scena dopo 3 minuti di gioco, nemmeno rigore per gli ospiti, segnalazione
che è arrivato dopo qualche secondo di riflessione da parte del direttore di gara, il signor Stefano Bogo. Rigore e ammonizione per Podda e Gueli, che è già andato a prendersi il pallone per la battuta dagli 11 metri. Insistono nelle loro proteste i giocatori della San Marco. Può cambiare il risultato allora qui allo stadio San Biagio di Villasor. Gueli contro Galasso. Arrivato il fischio, parte Gueli col mancino, portiere da una parte, palla dall'altra, Ossese avanti, subito a freddo dopo neanche 4 minuti di gioco, cambia il risultato qui a Villasor con gli ospiti avanti, freddissimo dal dischetto Mattia Gueli. E San Marco che invece ovviamente dal canto proprio si sente in credito e ora continua a protestare, lo fa con il capitano Pierluigi Porco, che ora viene richiamato dallo stesso direttore di gara. Subito un colpo di scena. Dai! Si riparte allora proprio dai piedi di Podda. Ha provocato questo rigore su Cocco. Ovviamente azione che potrete rivedere scorrendo indietro il player della diretta. San Marco che prova subito a gettarsi in avanti, Podda cerca la sponda, qui ancora San Marco con Mancosu, ringhia però il suo avversario che riesce a sradicargli il pallone dai piedi. Ossese che deve cercare di uscire da quella zona del campo e ci riesce in qualche modo con Kerchi che provvede alla battuta dal fondo. Giornata invernale quest'oggi. Ha piovuto fino a pochissimo tempo fa, il campo dunque abbastanza pesante, ci sono qua e là anche delle piccole pozzanghere, espira anche un vento abbastanza freddo quest'oggi su Villasor. Pessimo rinvio di Kerchi, prova ad approfittarne Podda, il pallone sul destro, cerca di superare Cocco che però è molto bravo nell'uno contro uno e gli porta via la sfera. Prova a ripartire l'Ossese, forte del gol siglato poco fa da Gueli. Cocco in avanti a cercare Chelo, subito l'anticipo di Pierluigi Porco, ma torna Chelo, insiste poi la San Marco che riesce a far suo il possesso, lo fa con Habib, ragiona e propone a sinistra dove c'è in maglia numero 3 Nicola Manca, il lancio in verticale a beneficio di Marcello Mancosu che era però partito con un istante di ritardo e allora nulla di fatto, si riparte da Kerchi, prova a mettere ordine, mette il pallone per terra e poi si appresta a rilanciare l'estremo difensore dell'Ossese. 6 minuti e poco più sul cronometro, lancio lungo, ricordiamo anche peraltro che prima della rete dell'Ossese la San Marco aveva avuto una buonissima opportunità con Medda su calcio di punizione dalla tre quarti, il pallone che era terminato di pochissimo a lato la porta difesa dallo stesso Davide Kerchi. Segnalazione arbitrale, calcio di punizione che verrà battuto intanto da Galasso. Si risistema la San Marco che ora dovrà cercare di forzare i tempi per trovare subito il gol del pari. Mini torneo, diciamo così, a 8 formazioni in cui non c'è tanto spazio per i ragionamenti. Tutte le formazioni al via di questo campionato puntano in qualche modo a vincerlo, approfittando anche insomma di queste condizioni assolutamente particolari. Parleremo anche della formula più avanti nel corso di questa telecronaca. Il lavoro di Chelo, poi Ossese riparte da dietro, Kerchi ancora non benissimo anche se il pallone viene mantenuto in campo comunque dalla formazione di casa. Vediamo un po', qui la rimessa sarà per l'Ossese e dunque si riorganizza la squadra di mister Cantara. Questa parte sulla corsia di destra prova a farsi vedere anche Madeddu, il colpo di testa, poi prova ad allontanare Cirina per la San Marco, continua a lottare sul pallone in uno spazio strettissimo, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare, è stato ancora un giocatore della San Marco e dunque Ossese che continua a occupare la metà campo offensiva, sale
Allora con la maglia numero 3 Paolo Arca, che è pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani. Arca in avanti a cercare sempre Michele Chelo, protegge il pallone usando il fisico, scarica ancora per la discesa di Arca, ma aveva capito tutto il giocatore della San Marco. Un calcione alla palla che termina direttamente dalle parti di Cherchi, il tocco laterale per Giuseppe Valenti, giocatore deputato a colmare insomma l'eredità in qualche modo di Zichi, verticalizzazione sulla quale è attento ancora a Porcu, possesso che passa per i piedi di Gueli, altro lancio in verticale, poi battuta dalla distanza, smorzata, colpo di testa in avanti da parte di Nicola Manca, nuovamente l'ossese, il pallone dentro per Madeddu, cross basso, Abibe attento, poi un batti e ribatti con Gueli che cicca il pallone dalla distanza, ci prova Nicola Dettori, il pallone out, l'ossese però è sempre pericolosa quando riesce a portarsi dalla tre quarti in su. Molto ben organizzata la squadra di mister Cantara, sembra dal punto di vista della qualità del gioco aver risentito più di tanto nel lunghissimo stop cui sono stati costretti tutti i club a livello regionale. Si prepara Galasso per la battuta. Altro contrasto qui aereo, questa è Podda, non aveva avuto la peggio, una botta al volto per il numero 11 ex Ferrini, pronto Michele Medda per la battuta di questo calcio di punizione, salgono anche gli esterni in questo caso. Per la squadra seminese il tocco era invece per Marcello Mancosu, la pressione organizzata dell'ossese che costringe la San Marco a indietreggiare e poi anche a perdere questo pallone, rilanciato in avanti da Madeddu in una zona presidiata da Medda che protegge l'uscita della sfera e poi guadagna la rimessa, lascia l'incombenza al compagno in maglia numero 3 Nicola Manca, colpo di testa ad allontanare, il pallone ancora out, cerca subito una scossa. Squadra quest'oggi guidata in panchina dal tecnico Azzei, discussioni ancora in campo con Michele Medda protagonista in questo caso, Medda che ha avuto sul destro la prima opportunità di questa partita, lo ricordiamo ancora. 10 minuti se ne sono andati nel corso del primo tempo, bella sponda con il petto e poi Mancosu con il destro, il pallone si allarga troppo e termina distante dal palo alla sinistra di Cherchi, ma Lampi di San Marco qua e là stavolta ci ha provato Marcello Mancosu, tornato alla San Marco anche lui, il suo tasso tecnico ovviamente può essere un trascinatore assoluto di questa squadra e può duettare in maniera interessante con Podda, come detto ha ritrovato il gol contro il Castiadas che ha fatto molto molto bene in passato con la maglia della Ferrini, dunque promettono senz'altro molto bene i due, il pallone non è stato tenuto in campo in questa circostanza, allora la San Marco può salire ancora. Si va a cercare Podda, colpo di testa di Cocco che fa valere anche il fisico, in questo caso resta sostanzialmente lì la San Marco, altra rimessa in gioco per Marco Cirina, esterno di destra della squadra seminese, la sponda aerea tentata da Sanna e poi Podda che riesce a far passare in qualche modo questo pallone ancora per Sanna, il cui cross viene respinto dall'onnipresente Cocco, ci sarà una rimessa laterale sempre per la San Marco che preme ora in maniera più continuativa, dodicesimo di gioco qui al comunale San Biagio di Villasoro, ricordiamo ancora una volta che il punteggio è cambiato a sesto per effetto del calcio di rigore guadagnato proprio da Cocco e poi trasformato da Gueli, Sanna qui finisce giù, c'è il fischio ma per segnalare la punizione in favore dell'ossese. Mette giù il pallone Cherchi. Qualche istante ancora per consentire ai compagni di salire. E poi andrà la battuta profonda con il destro a cercare il riferimento Chelo che riesce a svettare nel duello con Porcu. Il ritorno da dietro qui da parte di Manca che finisce giù, Medda porta palla ancora, la porge a sinistra dove c'è Mancosu in verticale, un pallone troppo lungo e irricevibile per Nicola Manca, dunque sfera che si perde out.
Riparte dal basso l'Ossese, poi il lancio lungo a scavalcare il centrocampo, il controllo è difettoso da parte di Gueli che non si arrende, ma la meglio il giocatore della San Marco, offside qui di Mancosu, gioco fermo, Mancosu protesta vivacemente, era convinto di essere partito in posizione regolare, ex Pavia tra le altre. E allora 13 di gioco, ennesima battuta per Kerchi, partita comunque subito intensa fino alle primissime battute. Vediamo chi è stato l'ultimo a toccare qui, la rimessa sarà per l'Ossese, lasciata l'incombenza della battuta da Andrea Zinellu. Delle novità, la ripresa per l'Ossese, Habib, poi pallone in avanti, ma Mancosu non ci può arrivare neanche in questo caso. Ricordiamo anche gli altri match che compongono questa terza giornata del campionato di eccellenza regionale: Atletico Uri contro Nuorese, Guspini contro Castiadas e Porto Rotondo contro Bosa. Potete vederle tutte sulle pagine ufficiali delle società di casa con la produzione affidata a Directa Sport. Altra rimessa laterale, tocca Madeddu, tocca anche Gueli, Habib protegge il rilancio in avanti da parte di Porcu, colpo di testa poi per l'Ossese da parte di Valenti, insiste la San Marco che prova a lanciare la velocità di Ukeddu, immediatamente fermato, qui un batti e ribatti con Mancosu che ha la meglio, Mancosu costretto a indietreggiare qui per liberarsi dalla pressione di Gueli, lascia l'incombenza a Michele Medda, poi Habib a cercare con il numero 3 Nicola Manca, ancora Manca che si accentra, lascia tra i piedi di Mancosu, mette a sedere l'avversario, avanza Mancosu, poi non riesce qui la giocata nello stretto da parte della San Marco che deve immediatamente coprire il possibile contropiede dell'Ossese, si continua a lottare davvero con vigore su ogni pallone, non sempre c'è precisione, il fallo contestato da parte di Nicola Manca, la punizione per l'Ossese che può ancora respirare. C'è grande volontà da parte della San Marco dopo lo svantaggio, ma non sono arrivate occasioni vere e proprie. L'Ossese che fin qui non ha avuto problemi nel proteggere il vantaggio. Svetta Habib, uno scontro che poteva essere pericoloso ancora con Madeddu, totalmente fortuito in questa circostanza. L'arbitro giustamente va a sincerarsi delle condizioni del giocatore in maglia numero 7 dell'Ossese e richiede l'intervento dello staff medico. Dicevamo allora, delle novità sono quattro per l'Ossese, abbiamo già detto, ha lasciato Zichi, sono arrivati Domenico Saba che parte dalla panchina quest'oggi, può essere una spalla davvero molto interessante per il bomber Michele Chelo, è arrivato anche Mirko Del Rio, giocatore molto molto esperto, davvero pensate oltre 150 presenze nel campionato di Serie D per lui. E poi anche Giuseppe Valenti al posto di Zichi, Andrea Zinellu, classe 2002. Ma San Marco non ci sono più, Daniele Porcu, Mancusi, Saias, Lai e Fanni. Sono stati i ritorni già citati, quelli di Pierluigi Porcu. Difeso questi colori per diverse stagioni anche nel campionato di promozione regionale, quello di Marcello Mancosu, novità assolute sono invece quelle di Podda, di Habib e anche di Galasso, con questi ultimi due che sono passati di recente per Monastir e Ghilarza. Difettoso il controllo qui di Gueli, la rimessa è per la San Marco. Ricordiamo peraltro un altro dato interessante, queste due formazioni sono appaiate al secondo posto assieme anche al Castiadas alle spalle della capolista Atletico Uri e cercano in qualche modo di accorciare il gap. Attenzione a questa verticalizzazione per Ukeddu, prova ad autolanciarsi in velocità, efficace la copertura di Arca che poi prova ad allontanare il pallone, non ci riesce più di tanto, preme la San Marco, sale ora con il numero 3 Nicola Manca per l'esecuzione della rimessa laterale, 17 minuti sul cronometro, Mancosu riesce a toccare all'indietro per il compagno Michele Medda e poi ancora Marcello Mancosu che cerca soluzioni, l'Ossese è sempre efficace in pressione. Allora Habib, Porcu, deve stare attento sulla pressione di Chelo, si complica un po' la vita, il tocco è troppo lungo per Habib, molto bravo qui Michele Chelo con la sua pressione a mettere in confusione un giocatore molto esperto come Porcu. Qui protegge ancora bene il pallone, finisce giù, fallo conquistato da Chelo.
altra ammonizione, questa volta verso già Habib, difensore della San Marco. Secondo ammonito del match, dunque, è altra punizione molto interessante per l'Ossese. Siamo proprio sul vertice destro dell'area di rigore, come potete vedere. Gueli a prendersi la sfera, c'è anche Madedu nei paraggi. Ma Gueli potrebbe essere il giocatore indiziato per la battuta a rientrare con il mancino. Gueli che poi si allontana e lascia l'incombenza a Davide Madedu, si porta verso l'area di rigore. Cocco a saltare assieme a Chelo, già citato. Gueli arriva anche con il numero 4 Alessandro Secchi. Barriera a 3, quella composta dalla San Marco. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Madedu con il mancino, il tocco della barriera, forse anche con un gomito, con un braccio. Comunque situazione che non è sfuggita all'arbitro, che però ha valutato comunque la giocata regolare, e dunque non sono arrivate neanche proteste da parte della formazione dell'Ossese. Va detto, ha sottolineato insomma anche questo. Precedenza Habib, poteva complicarsi ancora la vita. Chelo sta mettendo in alcuni casi davvero in difficoltà la linea difensiva della San Marco, con la sua esperienza, con la sua prestanza fisica soprattutto. Habib, possesso per la San Marco. Qui Andrea Manca provava a lasciare passare questo pallone per Marcello Mancoso, è arrivata la chiusura stavolta di Valenti. San Marco in avanti allora con Nicola Manca. Podda prova ad addomesticare questo pallone, c'è l'irregolarità, forse un tocco con la mano da parte di Podda, e allora nulla di fatto, rimessa, o meglio calcio di punizione che verrà battuto da Kerchi. Ci avviciniamo pian piano alla metà di questo primo tempo, sfida che si è sbloccata subito con il calcio di rigore, firma Gueli. Gueli che qui protegge il pallone, glielo porta via in qualche modo Porcu. Ukeddu alza la testa, trova Podda, ma mi serve questo pallone davvero troppo forte. E allora c'è spazio per l'Ossese, sbaglia il controllo qui con il numero 11 Luca Sabino. Tutta qui a beneficio di Gianluca Podda, intervento da Tergo da parte di Dettori, falloso secondo il direttore di gara. Allora è pronto Manca con il sinistro, ma c'è anche Medda nei paraggi, posizione decisamente più arretrata rispetto a quella che ha portato alla prima opportunità di questa partita. Un minuto circa per la San Marco, il destro di Medda ha terminato di poco fuori, vedremo quale sarà la soluzione in questo caso. Batte sempre Medda, il traversone verso il centro, l'uscita sicura di Kerchi che tiene lì il pallone e ora pensa subito al contropiede, ma poi desiste, permette ai compagni di salire, di riorganizzarsi. Si sgancia in pressione Marcello Mancoso, va a Kerchi con il destro di testa a Medda, il pallone direttamente out sull'intervento di Michele Medda. Con calma l'Ossese provvede alla battuta di questa rimessa laterale, la sponda aerea di Madedu a beneficio di Gueli che poi allunga troppo questo pallone. Si ripartirà da Galasso. Porcu. Habib. Manca. Alza la testa e propone in avanti per Podda. Ottima la sponda a beneficio di Andrea Manca. Ancora Manca. Palla al piede. Attaccato qui da Dettori. Ancora Manca. Finisce con l'allungarsi troppo il pallone. Una zona presidiata ancora con grande attenzione da parte di Cocco. Vediamo se c'è la ripartenza dell'Ossese. Il pallone sembra essere davvero troppo lungo per Luca Sabino, che prova in qualche modo comunque a mettere in apprensione Cirina.
Ora ancora tanta confusione, c'è Chelo in agguato, prima di lui però Pierluigi Porcu. Prova a far ripartire i suoi, Porcu vede un bel corridoio verso destra dove c'è Ukeddu, 3 contro 2, è sbilanciata l'ossese, il pallone al limite dell'area per Podda che esita troppo prima di calciare, arriva la chiusura dell'ossese che qui si era però lasciata sorprendere concedendo un 3 contro 2 in maniera improvvisa, si dispera Podda, non se l'è sentita di calciare prima ma era davvero molto difficile per lui. E allora seguiamo l'ossese dall'altra parte con Madeddu, arriva la sovrapposizione del compagno, sterza verso sinistra, propone per Chelo, arriva l'intervento di Galasso, non è riuscito nella deviazione, Chelo poteva essere un'altra ottima opportunità per l'ossese, ma avete visto anche in questo caso quando la squadra di Mister Cantara riesce a sviluppare la sua manovra, risulta sempre vero ficcante là davanti, Mancosu. Prova a liberarsi della pressione di Zinellu, preso altissimo il giocatore in maglia numero 10, San Marco che riesce in qualche modo a trovare Ukeddu dall'altra parte, arriva Arca, colpo di testa ancora da parte di Sabino e poi Arca, si cerca Chelo ma in maniera imprecisa in questo caso, allora Medda propone lateralmente per Cirina, da dimenticare questo tentativo in avanti con la rimessa per l'ossese, non ci sono state deviazioni e dunque va Arca a prendersi il pallone per cazzo, c'era Mancuso tutto solo là, cazzo. Avessi alzato viso prima. Per la battuta, dicevamo. Siamo quasi al 25esimo. Ora un contrasto con Sabino che alla meglio riesce poi a far carambolare il pallone addosso a Ukeddu, ottenendo un'altra rimessa. Azione telecomandata dalla panchina da parte di Mister Cantara, Arca in avanti verso Chelo, ottimo aggancio ancora per l'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Cagliari che poi subisce anche il fallo e permette ai suoi pian piano di salire, prima c'era stata la rimessa laterale, ora il fallo subito, Ossese che tiene lontani i guai, questa fase centrale del primo tempo, non disdegna ancora di affacciarsi dalle parti di Galasso, verticalizzazione sempre per Chelo, allontana la San Marco, Ukeddu di testa a cercare Podda in anticipo, Valenti, poi il tocco errato qui da parte di Sabino che riesce a tornare sul pallone, viene messo giù con lo sgambetto da dietro, punizione Ossese. Sarà Arca a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Sale l'Ossese, occupare in massa praticamente la metà campo della San Marco, lancio sempre per Chelo che riesce a prendere il tempo a Porcu ma lo fa in maniera fallosa in questa circostanza, i due sempre a contatto su tutti i palloni alti praticamente e spesso alla meglio. Attaccante dell'Ossese che aveva iniziato in maniera strepitosa la stagione, seguiamo questo break con il pallone era per Dettori, fermato, ma può insistere l'Ossese. Alessandro Secchi, colpo di testa di Cirina, arpiona il pallone, lo fa suo Sanna, lo perde però in maniera ingenua, Habib deve stare attento, il pallone diventa buono per Chelo che però è in posizione irregolare e allora tutto fermo, era avventato sulla sfera davvero da rapace dell'area di rigore Chelo, ma azione stata tempestivamente fermata dalla terna arbitrale, si è presa la responsabilità non da poco dopo 5 minuti di questa partita di concedere il calcio di rigore all'Ossese, il contatto all'interno dell'area tra Podda e Cocco, Cocco che controlla anche in bello stile questo pallone, lo lascia poi tra i piedi di Arca, lascia scorrere quindi Chelo, ancora Ossese qui con Dettori attaccato irregolarmente da Ukeddu, aveva trovato sì il pallone ma anche le gambe dell'avversario, il signor Bogo ha optato per la segnalazione. Minuto 28 nel primo tempo, altro lancio stavolta a cercare Madeddu che raggiunge la sfera, inseguito da Cirina, lato corto dell'area, ancora Madeddu che punta l'avversario, il cross è morbido di testa, Chelo non riesce a girare,
Attenzione perché non è finita da questa parte. Il primo ad arrivare è stato Manca, che ha regalato di fatto il pallone ai giocatori dell'Ossese. Traversone a vuoto in questo caso. Si stava un po' complicando la vita da sola in questo caso la formazione di Assemini. Non arriva sul pallone Pierluigi Porcu. Dettori, serie di errori qui. Alla meglio Michele Medda. Cirina in avanti, la spizzata di Podda, ma non può arrivarci assolutamente. Ukeddu, Cocco, una serie di tocchi, perde la calma l'Ossese, ma deve stare attenta, infatti perde il pallone. 1, 2, 3, via! San Marco che dunque può farsi rivedere là davanti. Cirina, Medda prova a rimettere in mezzo, pallone allontanato da Valenti, sempre molto attento a Bib. Bello spunto qui da parte di Nicola Manca e poi Andrea Manca porta via il pallone, però il capitano Secchi che guida il contropiede dell'Ossese. Secchi si allunga un po' troppo il pallone sull'ultimo controllo. Sanna in copertura sulla pressione di Madeddu, ancora Sanna. Ha bisogno di supporto però da parte dei compagni, si resta lì, diventa corpo a corpo prolungato con Sanna che alla lunga riesce a prendersi il calcio di punizione. Dai, fiducia Andrea, fiducia Andre! Siamo alla mezz'ora e rischia ancora qualcosa la San Marco. Habib porta via questo pallone, avanza palla al piede, poi scivola, il fondo è abbastanza complicato, ripetiamo ancora. Si rischia qui un po'. Finisce giù il giocatore della San Marco, si continua a giocare con Gueli. È stato un po' rischioso, dicevamo, l'intervento da parte di Nicola Dettori. Tutto regolare secondo il direttore di gara sul giocatore a terra per la San Marco. Si tratta di Manca, Chelo di testa, il pallone termina out. Ora i giocatori della San Marco si arrabbiano parecchio con Andrea Manca che è ancora a terra dopo il contatto con Dettori. Arbitro, era netta questa punizione. Giallo allora per Nicola Manca, terzo ammonito della partita. Giallo per proteste, a far valere le sue ragioni con i gradi di capitano Pierluigi Porcu. Effettivamente Dettori aveva un po' rischiato in precedenza e ora sportivamente va a chiedere scusa. Sono le camere, vuole fare il protagonista. Però ti pensi per... Arbitro. Abbiamo cercato di carpire qualche parola del dialogo tra Pierluigi Porcu e il signor Bogo. Porcu ovviamente si lamenta per la mole di ammonizioni in casa San Marco, sono già tre come ricordato. Qui tocca a Gueli, lo scontro è duro con Habib, punizione per l'Ossese. Non aveva trovato il pallone il difensore della San Marco, ammonito, ricordiamo, dei tre. Punizione allora per l'Ossese quando i minuti sul cronometro sono 32 nel primo tempo. Resiste il vantaggio per l'Ossese, ma firma Mattia Gueli, battuta la punizione da Valenti per Dettori che prova a portare palla, appoggia a sinistra per Arca, subito con l'esterno a cercare Gueli, è arrivato l'anticipo, difettoso il controllo di Manca, torna sul pallone Arca in questo caso, che però sbaglia a sua volta. Allora c'è spazio per il contropiede della San Marco orchestrato da Mancoso, il pallone in verticale per Podda, la chiusura attenta ancora di Antonio Cocco che mette il pallone in fallo laterale. Non sta mancando certo l'impegno per la San Marco, ma l'Ossese concede pochissimo. Minuto 33, rimessa con le mani per Nicola Manca.
Podda con il petto ancora in maniera imprecisa. Chelo a lottare contro due, porge questo pallone per Madeddu che sbaglia il tocco. Allora Medda, Manca, serie di tocchi, l'ultimo era stato di Nicola Manca, recupera l'Ossese, Zinellu, il dribbling su Manca che non demorde, lo costringe a restare lì. Zinellu, Madeddu fermato in maniera regolare in questo caso, buono il ritorno di Zinellu, interviene Habib in gioco pericoloso, in questo caso gamba tesa per il difensore in maglia numero 6 della San Marco, altra punizione per l'Ossese. 34 sul cronometro del primo tempo. Arriva Valenti con calma per la battuta di questo calcio di punizione, con il destro a cercare Chelo che sta giocando davvero una partita di grande sostanza, non è entrato nel tabellino fin qui ma sempre in grado di creare pericoli. Arca è fuori molto bene da questa situazione, porge il pallone per Dettori, poi in verticale, stavolta Chelo non era nelle condizioni di poter ricevere il pallone. Habib, Cirina, ci avviamo verso il rush finale di questo primo tempo con la San Marco a caccia del pari e l'Ossese pronta ad approfittare di ogni sbavatura per portarsi sul 2-0. Il ritorno di Gueli fa valere la sua tecnica, Mattia Gueli, Zinellu, c'è il corridoio per Madeddu, qualche problema nel controllo per Madeddu che prova lo spunto in velocità contro Medda, linea di fondo per Madeddu, finisce giusta, stavolta non c'è il fallo, si continua a lottare sul pallone, Madeddu cerca insistentemente il fallo, si porta poi il pallone fuori, lo tocca forse anche con una mano, probabilmente per questa ragione c'è la punizione in favore della San Marco. Habib, la battuta a cercare come sempre il riferimento là davanti, Gianluca Podda è riuscito a vincere il duello aereo, in questo caso Dettori tocca corto per Gueli, se ne va in mezzo a due Mattia Gueli, ancora Gueli a puntare l'area di rigore, il pallone sul sinistro, c'è largo dall'altra parte, Sabino che può ricevere, Sabino la sfera sul destro, prova la battuta, Galasso così così ma riesce comunque a essere efficace, può insistere l'Ossese, il tocco dentro per Zinellu e poi ancora Madeddu, Secchi il capitano punta il fondo, si prepara per il cross con il destro, da dimenticare il traversone di Alessandro Secchi, pallone sul fondo, rimessa per Galasso. Applausi comunque da parte dei dirigenti dell'Ossese presenti qui sulle tribune dello stadio San Biagio di Villasor per lo sforzo, per la manovra sempre di ottima qualità da parte della squadra bianconera, non è chiamata a difendersi. 37esimo, sbaglia tutto qui la San Marco, Sabino prendersi il pallone, lascia poi l'incombenza della battuta Paolo Arca, allontana Sanna, sempre Arca con le mani, si fa vedere Gueli, Dettori, attaccato da Cirina, Dettori resiste, bisogno di supporto in quella zona del campo, vediamo un po', la rimessa sarà ancora per l'Ossese. Buono lì Alessà, buono lì, c'è Nicola su, stai lì. Arca tocca verso Dettori, il pallone di ritorno, Arca non riesce a passare, c'è la chiusura di Ukeddu, anche una segnalazione da parte nell'assistente in questo caso, resta lì la squadra di mister Cantara.
Attenzione al traversone, basso, interviene Medda. E lo Sese resta sempre in quella zona con l'ennesima rimessa laterale consecutiva. Sempre per Paolo Arca. Ora potrebbe cercare anche una lunga gittata verso l'area di rigore, ci pensa, ma poi se preferirà un pallone corto, no, invece va verso il movimento di Sabino, il pallone rimesso in mezzo proprio per Sabino, la girata con Galasso che la tiene lì, era tutto regolare, non c'era stata alcuna segnalazione da parte dell'assistente, mentre il pallone qui schizza via e diventa impossibile da controllare per Mancosu. Zinellu, 39esimo, Gueli, la sovrapposizione da parte del compagno Secchi. Valenti tiene il possesso, lo Sese. Secchi, ottime doti nel palleggio nonostante il campo insidioso, poi la verticalizzazione per il taglio di Madeddu, la chiusura qui da parte di Nicola Manca. Habib in profondità, anticipa Podda, qui Cocco, c'è il fallo, un altro intervento in gioco pericoloso da parte dell'attaccante ex Ferrini. Mancosu protesta perché a suo dire era stato Cocco ad abbassare pericolosamente la testa su questo contrasto. In ogni modo, punizione Ossese, ultimi 5 minuti più recupero nella prima frazione. Via Villasor continua a decidere il gol su rigore di Mattia Gueli. La battuta di Valenti, Chelo la sponda con il petto, la battuta dal limite di Sabino, fuori di poco. Altra chance per l'Ossese al minuto 40 con il destro di Sabino. In diagonale. Più vicino all'Ossese, 2-0 che la San Marco al punto del pari. Vediamo se si scuote in questo finale di primo tempo la squadra seminese. Buona l'imbucata per Ukedu, dentro da Mancosu, fa molto bene qui Zinellu a rifugiarsi in calcio d'angolo. Diagonale eseguita puntualmente dall'esterno di destra dell'Ossese, concede però questo calcio d'angolo. Nicola Manca è pronto per la battuta con il mancino, colpo di testa ad allontanare di Cocco e poi spazza via Madeddu. Soltanto Ukedu, ultimo uomo per la San Marco, chiede il pallone, lo ottiene ancora Ukedu. Prova a passare in mezzo a due Ukedu, l'ultimo tocco forse di Dettori e infatti c'è ancora un calcio d'angolo per la San Marco che continua a premere. Dopo una fase un po' in apnea con una serie di azioni interessanti invece da parte dell'Ossese. 41esimo. Altro traversone verso il centro dell'area, Cocco il primo ad arrivarci, poi Sabino cerca di allontanare San Marco con questo tentativo di traversone veramente lunghissimo per Marcello Mancosu. Lo scappa, state vicini Michele, dai vieni qua. Madeddu riesce ad arrivarci, chiede poi un fischio, lo ottiene. Un altro intervento, una gamba molto alta da parte di Nicola Manca. Dunque respira la squadra di Cantara. Il giocatore inizia a effettuare le operazioni di riscaldamento nel frattempo per la San Marco. Ci aspettiamo vada a rinforzare il suo reparto offensivo. Magari già dall'inizio del secondo tempo. Ci sono ancora dei minuti da vivere prima dell'intervallo qui al San Biagio di Villasor. Nel prima possibile vi daremo conto anche dei risultati dagli altri campi. Questo terzo turno del campionato di eccellenza regionale si articolerà su 14 giornate. Qui passa Chelo, attenzione a Chelo, pronto all'ingresso in area di rigore, molto attento qui Porcu, ma torna sul pallone ancora il giocatore in maglia numero 9, Madeddu, prova a superare Habib, resiste alla carica, fa valere il fisico il difensore della San Marco che poi si prende
anche il fallo, punizione per la formazione di Antinori. Girati male, giriamo! Dai, girati Micheli, prendi il fiato qua! Gianluca, Galasso, Gianluca! La battuta di Galasso, svetta Cocco che è stato un muro ma dietro in questo primo tempo per l'Ossese, si prepara al traversone Sanna e nel raddoppiato gli porta via la sfera a Dettori, deve uscire da quella zona del campo, si affida ad Arca, bell'anticipo qui di Porcu, ancora Porcu, la chiusura di Secchi, c'è stato uno scontro abbastanza duro qui tra Secchi e Porcu, con l'arbitro che è intervenuto a segnalare la punizione per l'Ossese, scontro abbastanza doloroso ma sembra assolutamente in grado di proseguire il gioco il capitano dell'Ossese. Nel frattempo siamo al 44esimo e dunque attendiamo anche l'indicazione del recupero, dovrebbero essere due minuti ancora da giocare qui al San Biagio di Villasor, vediamo un 2 pronto sulla lavagnetta, vedremo se verrà esposto a breve. Kerchi in una zona presidiata da Habib, Mancosu resiste ad appoggiare per Nicola Manca, in avanti a cercare Gianluca Podda di testa dove non ci sono compagni, il pallone che termina docile dalle parti di Kerchi che serve subito Paolo Arca. Ultimi 20 secondi, il tempo regolamentare, Porcu, anticipato Podda, Dettori, il tocco per Sabino. Passare per Gueli subito in verticale da Achelo, il duello in velocità, bella chiusura qui di Habib, pulito sul pallone. Dettori, insiste l'Ossese, ancora Dettori, punta il fondo, deve difendersi dall'assalto di Sanna, riesce a scaricare l'indietro a beneficio di Arca, pallone che passa in qualche modo, la San Marco lo mette fuori. La rimessa sarà per la squadra seminese. Due a chiudere, prova a farsi sentire Podda, tanti rifornimenti per lui questo primo tempo, ma ha avuto una grande opportunità dal limite dell'area in un'azione di contropiede 3 contro 2 per la San Marco, una chance davvero interessanti per gli asseminesi, in mezzo tanta Ossese, Habib ancora attento, pallone alzato, Mancosu riesce a intervenire prima di Zinellu, Manca a rimbalzare il pallone un po' insidioso, poi lo allontana verso Mancosu, prova ad arpionare il pallone, intervento di Valenti, poi Andrea Manca gioca a beneficio di Marcello Mancosu, ancora Mancosu porta palla, c'è il movimento di Nicola Manca, il suggerimento è proprio per lui, non ci arriva nessuno qui, Sanna rimette in mezzo il pallone che l'Ossese non riesce ad allontanare, Manca finisce giù, si continua a giocare, il tentativo veramente da dimenticare qui per Marco Cirina, è mancato ancora un pizzico di cinismo alla San Marco che ha avuto un'altra buona chance, tenuto in apprensione la retroguardia dell'Ossese quest'ultima circostanza, mentre verosimilmente su questo rilancio di Kerchi andrà a concludersi la prima frazione di gioco. È così infatti, termina il primo tempo qui al San Biagio di Villasor con l'Ossese avanti per 1-0, decide fin qui il calcio di rigore trasformato al sesto minuto di gioco da Mattia Gueli. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo.
Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno. Un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Eccoci tornati allora in diretta dallo stadio San Biagio di Villasor, tutto pronto per l'inizio della seconda frazione tra San Marco e Ossese. Si riparte dal punteggio di 1-0 in favore della formazione ospite con Gueli sul tabellino dei marcatori dal dischetto. Come ovviamente ricorderete non ci sono state, anzi c'è stata una variazione nell'11 della San Marco. Vediamo qui la sostituzione, dovrebbe entrare in campo con la maglia numero 15, diamo subito un'occhiata, si tratta di Umberto Sanna.
Ed esce con il numero 9 Andrea Manca. Questa la sostituzione in casa San Marco. Nuovo scroscio di pioggia, anche abbastanza violento durante l'intervallo, campo sempre più pesante, si riparte in questo momento con il fischio da parte del signor Bogo, la cui direzione è stata spesso anche abbastanza contestata dai giocatori della San Marco, con un calcio di rigore che sta decidendo la sfida, anche questo ovviamente discusso dai giocatori padroni di casa. L'Ossese ci prova subito in questo avvio di secondo tempo con questo suggerimento per Sabino. Ossese che ha avuto almeno altre due opportunità, se non tre, molto interessanti per il raddoppio. La partita però resta aperta. Ukeddu, la discesa, palla al piede, ancora Ukeddu, insiste, lascia lì la sfera per Gianluca Podda, prova a passare ma non viene seguita questa azione da Ukeddu. La copertura di Arca, allontana il pallone, lo tiene in campo Sanna, il traversone con il destro in una zona dove c'è il solo Zinellu, che lascia scorrere il pallone, poi lo porta avanti. Il dribbling sul nuovo entrato Sanna, che però non demorde, torna in possesso della sfera, il pallone sempre più in difficoltà a scorrere. Mentre continua a piovere qui a Villasor, anche se in maniera un po' più leggera in questo momento. Secchi alza la testa e sventaglia a sinistra dove c'è Sabino, molto largo, buono il controllo. Sabino che però si allunga leggermente il pallone, perde il duello con Cirina, anzi chiedo scusa, si trattava di Sanna. Medda larga per Nicola Manca, testa alta, e poi Mancosu prova a mettere in movimento qui, far partire qui un nuovo entrato, ancora Umberto Sanna, il pallone è out. Zinellu sulla rimessa. Gueli, qui ancora Zinellu, ultimo tocco sempre di Umberto Sanna. La chiusura di Habib, il pallone che si impenna, Podda riesce a metterlo giù molto bene, trattenuto anche per la maglia, resiste Podda, il pallone allargato a destra, la discesa di Cirina, il traversone basso che preda di Arca per l'Ossese, riprende intensità la pioggia qui a Villasor, tanti faticano a restare in piedi come Arca nell'ultimo caso. Attenzione a questa offensiva dei bianconeri con Madeddu, il pallone sul mancino, tenta la conclusione dal limite dell'area Murata, e poi Alessandro Sanna per la San Marco, prova a uscire da quella zona del campo, ci riesce in qualche modo, l'ultimo a toccare è stato Paolo Arca qui, un intervento in tecca è scivolato. Alessandro Sanna, pallone spizzato e poi giocato da Ukeddu. Possesso della sfera a Secchi, poi Sabino. Anticipo di Porcu. Il suo bel da fare ancora una volta contro Chelo. Non si sono scontrati, ma con grande sportività poi sono chiesi scusa reciprocamente. La rimessa sarà per l'Ossese. Medda, Dettori, c'è il solo Habib, lascia scorrere per il suo portiere Galasso. La battuta del portiere della San Marco, Valenti prova a sovrastare Podda, c'è il fallo qui subito dall'attaccante ex Ferrini, punizione per la San Marco. Medda tocca corto lateralmente, grandi proteste qui da parte di Coco per una posizione irregolare segnalata dall'assistente. Riparte da dietro allora la squadra di Assemini, lo fa con Galasso. La spizzata di testa di Mancosu per Podda, non riesce ad avere
ragione del suo marcatore, si trattava ancora una volta di Valenti. Gueli a inseguire il pallone, Habib è in vantaggio, Gueli però riesce a passare, attenzione al 2 contro 2 all'interno dell'area, Gueli il pallone sul sinistro, Gueli ancora il tiro e Galasso gli dice di no, tiene in partita la San Marco, Enrico Galasso, conclusione diretta sul primo palo, riuscito ad arrivarci, estremo difensore, si dispera Gueli che ha avuto sul sinistro opportunità del 2-0, vediamo come risponde la San Marco, il fallo subito da Podda, commesso da Valenti. Non ci credo, c'è. Arriva Nicola Manca a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Ampi cenni dalla panchina della San Marco, si vuole che tutti i saltatori vadano in avanti. Solo Habib praticamente a presidiare la zona difensiva, tutti gli altri si sganciano, compreso Pierluigi Porcu che è specialista nelle palle inattive. Habib lascia poi compito presidiare la zona difensiva ad Alessandro Sanna e va anche lui a saltare in avanti, si attende il pallone calciato in questo momento da Nicola Manca di testa, Ukeddu insegue la sfera, Mancosu la tiene in campo, è tutto buono, si continua a giocare, Mancosu cerca il dribbling nello stretto, mette in mezzo, il pallone era uscito, c'è stata la segnalazione da parte dell'assistente, se ne avvede in questo momento l'arbitro che comanda la rimessa dal fondo per Kerchi. E ancora si conferma ciò che è accaduto anche per larghi tratti del primo tempo, cioè San Marco che cerca di creare gioco ma le opportunità migliori non ancora per l'Ossese, è stato così anche in precedenza con Gueli, poteva siglare la sua doppietta. Settimo nel corso del secondo tempo con Alessandro Secchi che tocca in direzione di Dettori, qualche problema nel controllo, contro due, mantiene comunque il possesso, l'Ossese che allarga il gioco a sinistra per Sabino, ancora Sabino, prova a puntare Cirina, il recupero palla da parte della San Marco, perfezionato da Ukeddu, in avanti, Cocco qui, finisce col mettere giù anche Podda, viene un po' beccato dai padroni di casa per essere intervenuto a loro dire con eccessivo vigore, la sventagliata per Marcello Mancosu, ottimo il controllo, la sovrapposizione di Manca, Mancosu con questa soluzione a metà tra un cross e un tiro assolutamente da dimenticare. Chelo, le indicazioni che forse avete sentito in sottofondo per Sabino. Mentre rilancia lungo Kerchi. Habib che sovrasta Chelo. Mancosu. Umberto Sanna. Il Podda, il duello. Vediamo, la rimessa sarà per la San Marco nonostante le proteste di Valenti. Ma c'è il cambio di decisione, forse vediamo un po', infatti la rimessa viene assegnata all'Ossese, smesso di piovere, il cielo è ancora molto scuro qui su Villasor, mentre passa questo pallone per Gueli, vorrebbe allargare in direzione di Sabino, ma non c'è l'angolo di passaggio, un po' in apprensione, qui Cocco riesce lui sia a servire anche molto bene Sabino, la sovrapposizione di Iarca, attacca Sabino, propone al limite dell'area, per Dettori la conclusione, fuori non di molto. Ci ha provato ancora l'Ossese con il destro dal limite di Nicola Dettori. Va bene, Nico. Un fischio dell'arbitro qui. Qualche problema per Nicola Manca nelle fila della San Marco. Forse un sanguinamento dal naso. Per questa ragione viene invitato dall'arbitro a uscire dal rettangolo di gioco. Momentaneamente in 10 uomini, allora la squadra seminese, mentre viene medicato l'esterno di sinistra, Nicola Manca, si riparte da Galasso. Prende ancora qualche secondo,
mentre proseguono le operazioni di indicazione per Nicola Manca. Tre uomini a effettuare il riscaldamento per la San Marco, due per l'Ossese. Madedu, Abib, direttamente fuori. Gioco allargato per Paolo Arca, alza la testa, cambia gioco dall'altra parte molto intelligentemente. È ottimo il controllo di Madedu, Secchi a cercare Chelo, allontana la San Marco, Abib in acrobazia, direttamente tra i piedi di Zinellu. È pronto il ritorno in campo di Manca, sta per essere ripristinata la parità numerica. Controllo di Chelo, allarga ancora per Madedu, grande vivacità sulla destra come sempre per Madedu, traversone controllato in due tempi da Galasso con Dettori che era in agguato anche in questo caso. Galasso che attende qualche istante, poi serve Pierluigi Porcu, vuole accelerare la San Marco che fatica a creare delle vere e proprie opportunità in questo frangente. Buono il controllo stavolta da parte di Podda. Umberto Sanna finisce col perdere il pallone. Medda, un giocatore a terra per l'Ossese, si tratta di Dettori. Intervento dell'arbitro, finalmente potrà tornare in campo peraltro Nicola Manca. Viene medicato Dettori, un colpo abbastanza doloroso per lui. Anche Dettori ovviamente deve lasciare momentaneamente il rettangolo di gioco. Zinellu e Gueli che andrà a restituire il pallone a Abib. Michele Medda. Ancora Manca. Valenti sbarra la strada a Podda, ma può insistere alla San Marco. Marcello Mancosu, ancora Mancosu, traversone col sinistro sul secondo palo. C'è Ukeddu che deve inseguire ancora il pallone. Alessandro Sanna, pallone frenato da una pozzanghera in quella zona del campo, è difficilissimo giocare. Podda è ancora in agguato, si chiude bene però l'Ossese, allontana Dettori. Abib a San Marco che ora cerca l'assalto. Nicola Manca, Mancosu, non gli lascia veramente il respiro Zinellu, deve riniziare da Porcu. Altro colpo di testa di Valenti. Porcu dall'altra parte alleggerisce per il suo portiere. Riparte Abib. Medda. Ancora Abib, si abbassa per la possibile ricezione Umberto Sanna. C'è ancora Michele Medda sul pallone. Pierluigi Porcu, il difensore ex Torres tra le altre, va verso Alessandro Sanna. Cocco di prima, Arca in avanti, Chelo, Gueli, arpiona il pallone con qualche problema, riesce a mantenere il possesso. Ancora Mattia Gueli, però bella partita anche da parte sua, al di là del gol. Madedu, attenzione ancora all'Ossese, arriva Dettori, la sterzata di Dettori, si allarga dall'altra parte Arca, c'è Sabino al limite, cerca il corridoio dentro con Galasso che ci arriva in anticipo. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, si lotta praticamente nel fango con Sabino che commette fallo e viene ammonito. Quarto della partita, primo per l'Ossese. Ciao.
Forse un cambio in vista per l'Ossese. Anzi, cambio che potrebbe essere doppio, ve ne daremo conto tra qualche istante. Prima seguiamo questa punizione, Mancosu dentro a cercare Porcu. Ossese che allontana con Zinellu direttamente fuori. Pronto all'ingresso per l'Ossese con il numero 19, Gabriele Pintori. Ma il cambio sarà doppio, mentre qui viene segnalato l'offside di Podda. Usciranno probabilmente Madeddu e Sabino, vediamo un po', cambio che viene autorizzato, e così fuori Madeddu con il numero 7 e Sabino con il numero 11, fatto tanto anche Madeddu in questa partita. Dentro il già citato Pintori e con il numero 16 c'è anche Contini per l'Ossese. Sedicesimo del secondo tempo, il gioco che riprende Arca di testa e poi Medda che si protegge dall'attacco di Gueli. In pressione va anche Chelo, Nicola Manca. In pressione su Mancosu, la rimessa per la San Marco. Mancosu con le mani, sempre verso Podda. Si gira Podda, attaccato forse anche irregolarmente. Infatti arriva la segnalazione dell'arbitro e anche il cartellino giallo. Vediamo un po' chi è il destinatario, se riusciamo a scorgere il numero di maglia. Probabilmente Dettori, anzi si trattava, chiedo scusa, di Valenti con il numero 6. Vistosa la trattenuta qui ai danni di Podda. E allora possibile opportunità su palla inattiva per la San Marco. Soltanto Umberto Sanna là dietro. Tutti in avanti, saltatori, Gianluca Podda, Pierluigi Porcu, Abibu Cheddu, Michele Medda, ovviamente Marcello Mancosu. Tutti pronti a saltare su questo pallone che verrà calciato da Nicola Manca. Ancora qualche istante di attesa, arriva il fischio dell'arbitro, va Manca, un pallone verso l'esterno, Mancosu cerca di rimetterlo in mezzo, allontana Gueli. Sempre grande attenzione in casa ossese, Galasso. Male qui, allora c'è spazio per Gueli, attaccato da dietro. Qua non c'è il fallo secondo il direttore di gara. Proteste in casa ossese, seguiamo l'azione di Mancosu. Porcu è un attaccante aggiunto in questo frangente, anticipato da Cocco. Poi Mancosu che frana addosso al nuovo entrato Contini. Punizione per l'ossese, che allenta un po' la pressione, si fa sentire anche Chelo. Va bene Michele, gioca! Dai Michele, gioca! Gioca! Dai Michele! Dettori, Arca, scivola al momento di calciare. Secchi insegue un pallone la cui traiettoria resa imprevedibile ancora dal fondo bagnato. Secchi, di prima Dettori per Gueli. Ancora Mattia Gueli, perde palla sul contrasto, ma c'è ancora Secchi, di testa Porcu direttamente fuori. Diciannovesimo del secondo tempo, Zinellu con le mani verso Chelo, il duello con Abib, protegge palla ancora Michele Chelo. Zinellu, Secchi. Secchi dentro per Pintori, riesce a prendere il tempo a Manca, prova a passare, ancora Pintori, finisce giù, c'è la punizione per l'ossese, premiata qui la caparbietà di Gabriele Pintori che ha lungamente lottato su questo pallone. Forma un capannello sul punto di battuta di questa
punizione, potrebbe essere Arca a mettere in mezzo Valenti, già all'interno dell'area, insieme a Chelo, Gueli, arriva Secchi, lo stesso Pintori all'interno dei 16 metri, di gran carriera anche Cocco, lo stesso che vuole chiuderla. Parte Arca, il pallone basso, allontanato dalla San Marco, Zinellu prova a calciare più che altro per evitare guai, per non concedere un possibile contropiede alla San Marco, che termina abbondantemente fuori. Abib è già ripartito. Altra ammonizione, stavolta per Gueli. Tanti gli ammoniti in questa partita. Deve fischiare. Si fa sentire mister Cantara dalla panchina mentre c'è in vista un altro cambio per la San Marco. Gioco che è ripreso, lancio per Marcello Mancosu, posizione che è regolare per Mancosu. Secchi qui mette in difficoltà il suo portiere, si salva l'ossese. Rischio incredibile per la squadra bianconera. Prende vigore allora la San Marco. Prima però il cambio con l'uscita di Alessandro Sanna e l'ingresso di Camba con il numero 19. Dentro Lorenzo Camba, come detto. Risponde subito l'ossese, fuori Gueli che ha speso tanto nel corso di questa partita, che ha siglato gol che la decide fino a questo momento, spiazzando Galasso dagli 11 metri. Dovrebbe essere entrato con il numero 18 Domenico Saba. Così confermiamo, dentro Saba, nuovo innesto questa fase della stagione, insomma, per l'ossese, una delle novità. Porcu lancia a lungo proprio verso il nuovo entrato Camba, protezione, una palla da parte di Arca, non è efficace. Camba, arriva Cocco, poi Podda con il tacco prova almeno a guadagnare un calcio d'angolo, è sfortunato qui e si ripartirà dal fondo con Kerchi. Umberto Sanna caccia del pallone, così come Pintori protegge l'uscita dalla sfera e guadagna la rimessa. Zinellu sta per battere. Pintori, il pallone di ritorno è impreciso. Pintori, Chelo, Dettori, Arca, ancora ossese. Una discesa, palla al piede, parte di Paolo Arca, chiede il pallone Saba. Primo tocco è stato del difensore della San Marco. Arca a rimettere in gioco. Riprende a piovere qui a Villasor. Si gira qui Contini contro due avversari. Cerca almeno un rimpallo favorevole, allontana la San Marco direttamente dalle parti di Pod. Ennesimo duello con Cocco, la rimessa sarà per la formazione via Semini. C'è spazio per Umberto Sanna, inseguito da Arca che ha la meglio, riesce a prendergli il tempo, interviene pulito sul pallone. L'ultimo tocco qui è di Nicola Manca. Camba che ha rinforzato il reparto offensivo a tre ora della San Marco.
Nicola Manca, Umberto Sanna, Dettori, Zinellu. Sul duello fisico, pallone giocabile ancora per la San Marco, ma solo per qualche istante. Rimessa laterale, sempre per Andrea Zinellu, classe 2002. Si è proposto con buona maturità in questa partita. Chelo, si allunga troppo il pallone. Nicola Manca, Camba, e poi Marcello Mancosu. Porcu cerca Ukeddu di servire Cirina con un colpo di tacco volante. Saba, buona protezione della palla, il fallo, la trattenuta di Pierluigi Porcu che sarà ammonito. Provvedimento assolutamente indiscutibile in questo caso, con una trattenuta vistosa di mestiere per evitare Saba si lanciasse verso la porta di Carasso dopo aver vinto il duello fisico. Allora si attende la battuta di Cocco con il sinistro in verticale a cercare Saba, c'è l'anticipo, Medda tocca per Podda, irrompe ancora Cocco due volte, davvero prestazione da gladiatore questo pomeriggio a Villasor. Messi bene in campo Gianluca. Saba con il petto, il contrasto con Cirina è falloso, punizione per l'Ossese, lo tiene ancora lontani i guai. Minuto 27 nel secondo tempo, Paolo Arca, Secchi dall'altra parte, indietreggiare Pintori. Cambia gioco Pintori dall'altra parte, Arca di testa, bene per Dettori, avvolgente la manovra dell'Ossese, ancora Dettori sul lato corto dell'area, riesce a dar seguito alla sua azione, controlla Umberto Sanna, rilancia in avanti verso Podda, anticipo di Cocco ancora una volta, poi prova a proteggersi dal ritorno di Podda, il fallo, parte l'attaccante in maglia numero 11. Si ripropone il duello tra i due, che di fatto è quello che decide questa partita. Infatti il fallo di Podda su Cocco ha portato al rigore che sta decidendo questa partita. Attenzione qui al cross di Contini verso Chelo, colpo di testa, la posizione molto complicata. Galasso non ha problemi nel raccogliere, attenzione perché c'è un po' di campo dall'altra parte per la San Marco con Umberto Sanna che cerca la sgroppata. Intervento in tackle puntuale di Zinellu che costringe la squadra padrona di casa ad accontentarsi della rimessa laterale. Camba guadagna ancora la rimessa laterale. Nicola Manca, qui c'è il contatto con Camba che finisce giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Cocco si arrabbia, ci sono nelle schermaglie tra i due. Cocco che evidentemente rimproverava l'avversario per aver forse accentuato il contatto, l'arbitro che era ben posizionato e ha optato per lasciar correre. Polemiche a distanza. Quanto tempo? Il rilancio di Cherchi. Saba che prova a prendere il tempo qui a Cirina, mette fallo. Va bene, occhio! 29esimo. Sarà Galasso a incaricarsi della battuta direttamente in tribuna. Arca, Cirina, poi Podda, riesce a lavorare bene questo pallone per Camba e poi Mancosu. Mancosu porta palla largo a destra, ancora Marcello Mancosu, le sue finte, punta il fondo, Mancosu inseguito da Arca, riesce a servire Podda in qualche modo sul primo palo, ma prima c'era la segnalazione dell'assistente con il pallone che era probabilmente terminato out.
rischia l'ammonizione per perdita di tempo. Kerchi viene soltanto ripreso verbalmente dall'arbitro. Ennesima spizzata per Chelo. Umberto Sanna. Pintori trova molto intelligentemente da questa parte Arca. Contini pronto all'ingresso in area. Contini attaccato da Porcu, torna all'indietro da Arca, si sgancia dentro Dettori, il pallone è proprio per lui. Dettori cerca il tocco di ritorno per Contini, che aveva toccato in precedenza il pallone con un braccio. Ci sarà la punizione dunque per la San Marco. Galasso, Porcu, Dettori, poi Medda subito in avanti verso Podda. Altra segnalazione di fuorigioco. Si preparano addirittura tre cambi tutti assieme per la San Marco. Attenzione a questo invito per Saba. Saba mette in mezzo, c'è Galasso, ancora dolorante Porcu dopo il contatto tra i due. Squadre abbastanza lunghe in questo momento, può partire palla al piede Umberto Sanna, ancora Sanna che alza la testa, cerca Podda, si immola poi con il numero 6 Valenti. Arriva di gran carriera Chelo, attenzione all'ossese, 3 contro 3, Chelo conduce l'azione, chiede uno scatto ancora al compagno, arriva in anticipo Galasso che però non blocca il pallone, c'è poi l'intervento dell'arbitro a comandare la punizione per la San Marco. Ripetiamo, ancora squadre lunghissime davvero, l'ossese dal canto proprio deve stare attento a non rischiare. Cocco allontana al limite dell'area, c'è ancora Podda, scarica qua a destra dove c'è Cirina, si prepara al traversone dalla tre quarti, non un granché, ma c'è comunque Ukeddu ad alimentare l'azione della San Marco. Ukeddu ci riprova Cirina, ancora peggio di prima probabilmente in questo caso. Dettori si apre il campo per il contropiede dell'ossese, condotto qui da Saba, largo a sinistra c'è Chelo, ancora Saba, il pallone è proprio per il bomber in maglia numero 9. Sfera sul sinistro, diagonale, bloccato da Galasso in due tempi, mentre resta a terra Saba dopo il contrasto precedente, ma ora si rialza, riparte subito Medda. 33esimo nel secondo tempo. Mancosu arriva da questa parte, Ukeddu non lo può vedere, Mancosu che preferisce andare sul fronte opposto. Sanna, Cocco allontana e poi anche Dettori. È pronto il triplo cambio per la San Marco, verrà probabilmente autorizzato ora. E allora dentro con il numero 18 Balistreri, esce Medda, Michele Medda con il numero 4, questo è il primo cambio. Qui vediamo, dovrebbe essere Mastromarino con il numero 20 a entrare ora. Esce probabilmente Marcello Mancosu che si porta a ridosso della panchina, è così, fuori Mancosu. E poi con il numero 16 Simone Cao esce Ukeddu. Pronta a rispondere l'ossese, a breve potrebbe essere il turno di Fancellu al posto probabilmente di Zinellu. Si può riprendere. Zinellu per ora resta in campo. Habib, Porcu, porta palla ancora qui il nuovo entrato Cao, recupera Arca, lancia in avanti Habib, sbaglia il controllo,
Agguato c'è Saba, altro duello fisico tra i due, finisce giù, Saba reclama un fallo che però non arriva. Carica e vai! Nicola Manca, Mastromarino, ora Alessio Mastromarino, recupera palla all'Ossese, pallone un po' corto, qui riesce a giocarlo comunque in avanti Conti, Nichelo apre benissimo, Pintori mantiene il possesso in qualche modo, Saba subisce fallo, bravo qui Domenico Saba a mettere il corpo in mezzo tra l'avversario e la palla e ottenere questo fischio arbitrale che fa respirare ancora l'Ossese mentre arriverà ora il cambio, pronto il numero 15 sulla lavagnetta e proprio quello di Riccardo Fancellu che andrà a rilevare Andrea Zinellu. Questo è il cambio che giunge al minuto 35 nel secondo tempo. No, perdiamo le distanze, Marco, non capisco. Mi tieni così alto. Fala girare la palla. Fala girare. Marco, occhio alle spalle, Marco. Si può riprendere questo pallone, facilmente raccolto da Galasso. Ennesimo lancio, svetta di testa a camba, Mastromarino allarga a destra per Cirina, il traversone deviato da Arca, Podda finisce giù dopo il contatto con Cocco, non c'è nulla secondo il direttore di gara, rimessa per la San Marco che resta in proiezione offensiva, meno di 10 minuti al termine, lasciata l'incombenza della battuta a Cao che andrà con la gittata lunga verso l'area di rigore, va Cao di testa, sale altissimo Dettori, prova il tiro dal limite al volo il numero 18 Balistreri, nulla di fatto, attenzione qui perché rischia Sanna scivolando sul terreno pesante del San Biagio, Balistreri clama il pallone Cao sempre largo a destra, servito male dal compagno. Restali qua. Daniele, stai là! Stai là! Siamo in fase offensiva, siamo là! Chelo, Saba, fa passare benissimo con il tacco per Michele Chelo, cerca la sterzata, Bib non si lascia sorprendere. Deve andare verso il centro, Chelo che poi ora attacca Galasso, non perde la calma. Bib il controllo con il petto, alza la testa e poi cerca la collaborazione di un compagno. Un po' troppo compassata qui manovra della San Marco che ha bisogno anche di velocizzare un po' le operazioni. Galasso, Nicola Manca dall'altra parte, arpione il pallone ma non riesce a tenerlo in campo, la rimessa sarà per l'Ossese che controlla bene ancora il risultato quando siamo al minuto 38. Saba si gira, viene attaccato da Pierluigi Porcu con la segnalazione del fallo. Marco, siamo lì. Sarà Pintori probabilmente a calciare, vediamo un po', si avvicina ora anche Arca. Uno attaccato alla palla con suo spazio. Bravo, uno più corto qua. Bravo, Marco. È arrivato il fischio dell'arbitro, Varca, il pallone tagliato, Galasso lo tocca e allora ci sarà il calcio d'angolo per l'Ossese. Sempre insidioso il sinistro di Paolo Arca. Sai che è più corto, Marco, sai che è più corto! Sai che è più corto, Marco, che ci arrivi prima a tutti! Vale! Sulla metà campo stai! Stai sulla metà campo! Giuseppe. Battuta di Arca, ancora Galasso con i pugni. Lascia scorrere Arca, resta lì l'Ossese. Grande lucidità, minuto 40 del secondo tempo. Mentre ora spunta addirittura il sole.
qui a Villasor allontana Porcu di testa, Podda il pallone tra i piedi, lascia poi per Balistrelli, trattenuto da Chelo, si continua a giocare, manca, passa, ancora manca, che avanza, si propone Mastromarino, manca che insiste ancora e allora finisce a perdere il pallone sull'attacco di Fanciullo, Ossese che però si rifugia in fallo laterale. Ancora il tentativo di anticipo da parte di Fanciullo, un Camba che era in agguato, la rimessa è per la San Marco, con il tempo che stringe la squadra seminese deve cercare di essere più incisiva, l'uscita rischiosissima di Cherchi, attenzione perché la porta è vuota, Balistreri riesce a superare l'avversario, poi Cherchi che tocca per ultimo, protesta della San Marco, calcio d'angolo, ha rischiato tantissimo Cherchi con un'uscita un po' incerta, finito col mettere giù anche l'avversario, brivido per l'Ossese che stava amministrando molto bene questo finale, altra situazione che potrete rivedere ovviamente scorrendo indietro il player della diretta, traversone allontanato da Cocco, San Marco che ci crede ancora, Sanna dalla distanza, Cherchi in due tempi tiene lì il pallone con Camba che era andato a cercare la deviazione. Il rinvio del portiere dell'Ossese, Porcu che si scontra con Habib, non è perso però dall'Ossese, Cirina messo giù da Chelo, già battuta la punizione mentre Cirina resta a terra dolorante, chiesta a gran voce, probabilmente l'avrete sentita, un'ammonizione qui per Chelo mentre c'è lo scontro con il fallo subito da Valenti, fallo di Camba nella circostanza, punizione Ossese che respira dopo aver corso un bel pericolo poco fa, anche il tiro dalla distanza di Umberto Sanna ha messo abbastanza in difficoltà Cherchi che aveva lasciato rimbalzare il pallone. La battuta parte di Cherchi, Habib svetta di testa, si è spinto qui Camba da Fanciullo, punizione San Marco, Fanciullo allontana il pallone, si becca il cartellino giallo. Arbitro che fa sistemare il punto di battuta di questa punizione. Indietreggiare Habib, tocca per Galasso, tutta in avanti la San Marco, la battuta dell'estremo difensore, attenzione al fischio, punizione per la San Marco dal limite, il fallo di Valenti è andato qui addosso a Gianluca Podda. E allora grande chance qui per la squadra di casa, manca che potrebbe riprovarci con il sinistro, non c'è più Medda che aveva prodotto la prima opportunità di questa partita proprio su calcio di punizione, ci proverà con tutta probabilità Nicola Manca con il mancino. Tre uomini in barriera per l'Ossese, ovviamente preoccupato Cherchi dispone i suoi, si aggiunge ora alla barriera anche un quarto elemento, si tratta di Dettori, anche un quinto come Pintori, nelle vicinanze c'è anche Michele Chelo, rincorsa cortissima per Nicola Manca,
il fischio dell'arbitro parte, manca Kerchi, la tiene. Pallone abbastanza docile, una parabola morbida. Kerchi stavolta non ha avuto esitazione, l'ha tenuta lì. E allora i minuti sul cronometro sono 45. Partita che va avanti. Kamba, chiedo scusa, si tratta ovviamente di Cao, tocca per Balistreri. Cirina in avanti a cercare Podda, riprende benissimo il tempo, ancora Cocco, Cao con il sinistro a cercare Kamba, allontana l'ossese, pallone per Saba che prova a giocarlo contro due avversari, finisce giù, guadagna la punizione. Marca, batte profondo a cercare Saba, andò a Cirina, c'è il fallo di Domenico Saba, già battuta la punizione. Balistreri per la San Marco, sono gli ultimi assalti nella squadra seminese. Valenti allontana di testa direttamente tra i piedi di Porcu, pallone che diventa buono a sinistra per Manca, la sua sterzata, attaccato da Fancellu, cerca il traversone, allontana Cocco, insiste Balistreri da terra, prova a passare, poi il recupero palla da parte dell'Ossese, Secchi subito fermato da Mastromarino, si lotta ancora sul pallone, alla meglio la San Marco, farà un contrasto a Bib, attaccato da dietro da Saba, il fallo subito da Saba, il secondo giallo per Abib che lascia la San Marco in 10 al minuto 47. Doppia ammonizione per già Abib, questo intervento considerato troppo irruento su Domenico Saba. Ci sarà un'altra sostituzione nel frattempo per l'Ossese, mentre Abib abbandona mestamente il rettangolo di gioco. È pronto Dettori per la battuta di questa punizione. Scivola Umberto Sanna, può controllare ancora Chelo. Prova a recuperare da dietro Mastromarino. Fancellu. Nicola Manca recupera. In avanti. Kamba a inseguire il pallone. In vantaggio Secchi contro due avversari. Fallo subito da Kamba. La punizione dunque per la San Marco. Tutti in avanti, tempo che sta per scadere. Qui al San Biagio di Villasor, quasi il 49esimo. Batte Balistreri, pallone verso Podda, il controllo con il petto, la rovesciata, Kerchi la blocca. Tentativo in acrobazia per Gianluca Podda, che ha provato in questo modo a sorprendere il portiere dell'Ossese. Ora si appresta al rilancio. Verso Chelo, lascia scorrere per Contini, il numero 16, dietro da Arca, Cirina non benissimo, Cao si porta il pallone fuori e allora l'Ossese può respirare ancora. ...49-30 secondi, Arca con tutta calma ovviamente a battere questa rimessa laterale verso Chelo, che ha il compito di tenerla lì il più possibile. Chelo attaccato irregolarmente, almeno così sembrava, invece il fallo lo ha commesso lui.
Secondo la segnalazione dell'arbitro, punizione per la San Marco, forse l'ultimo tentativo della gara per la squadra di casa. Battuta che non è un granché. Allora c'è Manca, calcia in avanti senza pensarci più di tanto, presidia quella zona arca, allontana Dettori, poi Contini ancora in avanti, c'è in agguato Domenico Saba, l'uscita di Galasso che rilancia un pallone, sale altissimo, finisce qui a Villasor, vince l'Ossese, decide quel calcio di rigore di Mattia Gueli a inizio partita. Battuta una San Marco orgogliosa, determinata, ma che non ha fatto evidentemente abbastanza per riuscire a trovare il punto dell'1-1 dal punto di vista del cinismo là davanti, qualche occasione sciupata di troppo per la squadra asseminese. Allora l'Ossese si gode questo successo, tre punti che permettono alla squadra di mister Cantara di salire a quota 8 in classifica, resta 5 la San Marco, che dunque deve rimandare l'appuntamento con la vittoria. La ritrova invece l'Ossese dopo la sconfitta al riesordio contro l'Atletico Uri, sconfitta di misura, e questo G vittoria di misura, ripetiamo, ha deciso Mattia Gueli dal dischetto dopo il calcio di rigore guadagnato da Cocco, uno dei migliori in campo in assoluto di questa partita. San Marco che se la prende anche con la direzione di gara. A me non resta altro che ringraziare tutti coloro i quali ci hanno seguito, grazie a Enrico Costa per le immagini, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di giornata.